tecnico del Monterosi, Davide D'Andrea, con una partita giocata a scacchi con alcune azioni da una parte e dall'altra. Al termine dei 90 minuti vince il Grosseto. Qualcosa da dire sul risultato, mister? È sempre giusto, quindi hanno vinto, hanno meritato davanti a una cornice di pubblico importante. Noi siamo venuti a fare la nostra partita, forse potevamo fare qualcosa in più, però credo che nei 90 minuti la partita sia stata una partita equilibrata. Potevamo andare in vantaggio noi nel primo tempo, in un paio di occasioni, potevamo riprenderla nel finale. Non è andata così, peccato, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo. Senza dubbio, una partita giocata a scacchi, sì, ma ben giocata da due formazioni che meritano ampiamente di essere lassù in cima. Fino ad oggi c'eravate voi, oggi c'è il Grosseto, 10 partite al termine, chiaramente il campionato continua, sempre con maggiore interesse, ma qualche recriminazione oggi in qualche a livello di formazione, visto che hai fatto un po' di giochi tattici in partenza, visto che hai messo il 20 in campo per Cecchini, poi ha messo Roberti, da ultimo è cambiato qualcosa nella lista, perché ho visto c'era dell'incertezza. No, incertezza non c'era. No, perché ho visto, nella lista c'era in campo il numero 20 e il 9 era in panchina, poi invece ci è stato comunicato, allora No, forse è stato un errore ci sta, no, essere un po', vagare un po' nel dubbio oppure fare anche un po' di tattica. È normale anche che un tecnico vada, si presenti fuori casa con tutte le armi che c'ha, uno le può giocare. Sì, ma la lista che aveva il Grosseto era quella corretta. Forse i giornalisti hanno sbagliato, l'arbitro ce l'aveva corretta. Allora ecco, i giornalisti hanno ricevuto da parte del Grosseto una lista sbagliata. Credo di sì, credo di Esatto, te sì. l'ho fatta vedere, hai visto? Da domenica si ricomincia. Chi avete ospiti Abbiamo Montevarchi. Sì, riniziamo, siamo lì a un punto. Il campionato è ancora apertissimo e Senza lunghissimo. dubbio. Io ho fatto complimenti, ho fatto anche Radio Bruno oggi in diretta, ho fatto complimenti alle due squadre perché se sono lì prime e seconde, hanno un motivo c'era. Sì, sicuramente dopo 24-25 partite, se sei in testa c'è un motivo, se Grosseto ora è in testa c'è un motivo, quindi sono due squadre importanti, due squadre che possono giocarsi fino alla fine la vittoria del campionato e vediamo. Grazie mister. Grazie a voi, grazie a voi.